Sì, grazie Presidente. Il voto del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa richiesta sarà convintamente contrario. Convintamente contrario perché quest'atto è sbagliato innanzitutto nel metodo. Per quanto riguarda la corsia preferenziale di Via Portuense, abbiamo dei fondi che sono stati stanziati nel bilancio di previsione dello scorso anno e una gara che è stata bandita a fine dicembre, quindi tornare indietro significherebbe innanzitutto un danno per le casse di Roma Capitale perché si vedrebbero sfumare dei fondi che sono stati stanziati e una mancanza anche di rispetto per le tante tantissime ore di progettazione che a quest'opera i nostri progettisti hanno dedicato. Entrando più nel merito, trovo veramente assurda questa richiesta. Mi spiace per i colleghi del Partito Democratico che stanno prendendo questa strada contro lo sviluppo della mobilità sostenibile. Quest'opera non solo renderà il trasporto pubblico più efficace, efficiente e puntuale, perché Presidente, qui tutti ci lamentiamo che l'autobus non passa mai, però quando si realizzano delle infrastrutture per far sì che l'autobus sia puntuale, efficiente e preciso, poi tutti si alza la levata di scudi. Bisogna essere coerenti e se si chiede l'efficienza del trasporto pubblico, favorire anche investimenti di questo tipo. Oggi Via Portuense è una strada come le tantissime della nostra capitale, uno stradone enorme, quindi per questo motivo pericoloso, perché le automobili spesso procedono anche a velocità sostenuta, gli attraversamenti per i pedoni molto spesso anche qui sono pericolosi. Quest'opera non solo va a creare uno spazio riservato per il trasporto pubblico, ma ovviamente a mettere in sicurezza le fermate e a creare degli attraversamenti pedonali in tutta sicurezza. Quindi opporsi ad opere di questo tipo, come anche su Viale Marconi, significa essere miopi, significa avere una visione della mobilità, ma più in generale delle città, risalente ormai agli anni 60 e che non ha più eguali, io penso, in nessun parte, non solo d'Europa, ma del mondo. Tutte le città, dico tutte, stanno andando nella direzione, meglio, sono già andate nella direzione di ridurre fortemente gli spazi per la mobilità privata e aumentare gli spazi per il trasporto pubblico, quindi veramente questa mozione onestamente è fuori da ogni logica. Noi andiamo avanti convintamente per la nostra strada perché ci siamo presentati ai cittadini con un programma e seguiamo una linea che può piacere o non piacere, ma è stata coerente fin dal primo giorno. Abbiamo destinato tantissime risorse per la creazione di corsie preferenziali protette, abbiamo rimesso in moto un'attività di progettazione che erano circa 10 anni che era ferma. Io racconto sempre un episodio quando ci trovavamo ad affrontare la necessità di realizzare le prime corsie preferenziali, non si sapeva bene chi dovesse realizzarle e alla mia domanda con gli uffici come si facesse in precedenza mi dissero che erano 10 anni che a Roma non si faceva una nuova corsia preferenziale. Chiudo ricordando che poi quando parliamo di corsie riservate molto spesso parliamo di progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Penso a quello che accadrà a partire da quest'estate a Viale Marconi dove posti auto illegali e situazioni di pericolo per i pedoni lasceranno spazio a una riqualificazione che vedrà una corsia preferenziale, una corsia ciclabile, messa in sicurezza degli attraversamenti e i tempi di percorrenza degli autobus saranno drasticamente abbattuti perché il trasporto pubblico solo così potrà essere competitivo, avendo degli spazi liberi dal traffico. E chiudo veramente, Presidente, dicendo che non tiene più neanche la scusa degli autobus che mancano perché molto presto porremo rimedio anche a questo. Stanno arrivando in queste settimane i primi 110 autobus che ATAC ha preso a noleggio, più i minibus elettrici che l'azienda ha revampizzato e a partire da giugno arriveranno i primi autobus che abbiamo acquistato tramite la piattaforma Consip. Parliamo di oltre 227 mezzi. Grazie Presidente.